Al comunale di Ortona va in scena la semifinale playoff del girone C di promozione, tra la seconda classificata Ortona e la quinta classificata San Salvo. I padroni di casa scendono in campo con il vantaggio dei 2-3 a disposizione, al cospetto di un San Salvo che nel girone di ritorno ha cambiato rotta, mettendo in cascina 9 vittorie su 13. Prova a rendersi pericoloso da subito il San Salvo, ma al 2° l'Ortona passa in vantaggio. Ottima azione dalla sinistra di Petaccia, serve Ligocchi che si gira e in diagonale batte Cattafesta. Gialloverdi pericolosi anche al 16° con la punizione di Dragani che arriva dalle parti di Mazzarelli ma è solo corner. Dall'altra parte D'Alessandro dalla sinistra converge verso il centro, calcia, Pelusi respinge con i pugni. Occasione clamorosa al 40° per la formazione di Mr. Zeitulaev. D'Alessandro lancia per Verderosa che parte sul filo del fuorigioco ma si fa ipnotizzare dall'uscita di Pelusi. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa, con il San Salvo deciso a recuperare nel punteggio. La conclusione dal limite di Giampiero Di Pietro non è precisa. Un episodio da moviola per parte. All'ottavo Ligocchi finisce a terra, per Pellegrino di Teramo non c'è nulla. Esattamente come sull'altro versante al 14°, quando a cadere è Verderosa. Il metro di giudizio pare essere lo stesso. Al 20° altra ghiotta occasione per gli ospiti. Mischia in area, Sec si libera e gira verso la porta, trovando l'opposizione di un insuperabile Pelusi. L'estremo difensore di casa capitola al 27° quando D'Alessandro viene pescato da un lancio dalle retrovie e fa 1-1. Al 30° ancora proteste per un presunto atterramento su Sec, subentrato nella ripresa, e spina nel fianco per la formazione di Mr. Savini. Al 43° Torres si gira in area, respinge Pelusi ma c'è offside. Al 46° punizione di Triglione, respinge Pelusi. A decidere chi affronterà il Miglianico saranno i tempi supplementari, che si aprono con il diagonale di Di Donato, sul quale si supera Cattafesta. Al 3° minuto del secondo tempo supplementare, Pascucci subentra in area, ma trova l'opposizione di Pelusi. Al 10° la zampata da ottima posizione di Sec non sortisce l'effetto sperato e si perde fuori dai pali della porta. Al 16° Conda mette fine alle speranze del San Salvo, che in campo aperto batte Cattafesta per il 2-1 finale, che porta l'Ortone in finale dei playoff contro il Miglianico. Onore comunque al San Salvo per aver dimostrato di essere una formazione dura da affrontare e che fa ben sperare per il futuro. Mister, una grande qualificazione sofferta, ma alla fine contava arrivare. Certo, è normale che quando arrivi a queste partite qua sono partite difficili e quindi le qualificazioni devi sudare. Noi è stata così, nella prima parte abbiamo fatto un grosso primo tempo, siamo riusciti a raddoppiare, nella seconda parte siamo scesi per tanti motivi, tra cui gli infortuni, avevamo 5-6 giocatori che rientravano dopo mesi di infortunio. Però siamo riusciti a farcela, siamo contenti di questo. Queste sono partite da dentro fuori, come le puoi perdere, come le puoi vincere. È normale che il nostro obiettivo è arrivare il più alto possibile, cosa si ha a fare? Da quando sono venuto a Ortona il mio obiettivo è portare l'Ortona il più alto possibile. Non ci siamo riusciti in campionato, cercheremo di riuscirci in questa fase di playoff. Mister, oggi può rimproverare poco alla sua squadra, avete giocato come dovevate forse? Noi non posso dirgli niente, nel senso che hanno dato tutto quello che avevano e hanno messo anche la qualità, soprattutto nel secondo tempo, perché abbiamo dovuto fare qualche ritocco e quindi sapevamo che giocavamo con una squadra fortissima, individualmente parlando, ma per l'ennesima volta i ragazzi che alleno quest'anno hanno dimostrato una coesione e anche una capacità di soffrire, di reagire fuori dal comune. Io li voglio ringraziare dal primo all'ultimo, sia i ragazzi, diciamo, over, quelli che hanno dato una mano sotto tutti i punti di vista, i giovani che giocavano, che oggi non ci sono stati, e anche i ragazzi della Juniores che hanno dato una grossa mano. Abbiamo avuto quella reazione importante dove abbiamo accelerato e quindi abbiamo avuto la forza di pareggiare, e quindi poi da lì penso che Ortona poi si è tirato anche un po' indietro, ma loro hanno grandissima qualità, quindi le faccio anche a loro i complimenti perché è giusto che li prendano, e noi accettiamo questa sconfitta con grande, grande rammarico, ma a testa alta, e quindi complimenti ad Ortona e complimenti soprattutto ai miei ragazzi e alla società. E vorrei ringraziare anche i tifosi che hanno sostenuto tutto l'anno in modo straordinario.